Ciao ragazzi, una routine diversa dal solito. Mescoliamo e una persona, uno spettatore, alzerà il mazzo, taglierà e prenderà una carta. In questo caso, ad esempio, Jack dei Fiori. Non lo possiamo prevedere, tanto quello che ci serve dopo è questo, che noi ci giriamo di schiena, lui, lo spettatore, potrà tagliare tutte le volte che vuole, mentre noi parliamo con un altro spettatore, insomma. Dopo ci giriamo verso lui, gli diciamo gira il mazzo, faccia un altro, taglia ancora una volta e facciamo sempre tutto questo parlando sempre con uno spettatore del lato opposto, quindi e chiudiamo. Ora diremo allo spettatore, poggiare il dito qua sopra e molto semplicemente noi sentiremo a contatto che la sua carta è in sedicesima posizione. No, sta salendo è diventata settima. Quinta, signori, che carta avete scelto? Jack di fiori. È la prima carta del mazzo. Ciao a tutti, una perla di Harry Lorena, ragazzi. Fatene tesoro perché questa qua vale tanto oro quanto pesa. Se ne riuscite. Ok, come si fa questo effetto? Molto semplice. Abbiamo un setup di dall'asso al 10 sotto il mazzo, di qualsiasi seme io ho messo cuori. Si mescolano le carte evitando di toccare il setup, quindi possiamo usare pure l'indushuffle, lasciando cadere tutta la porzione inferiore e mescolando quella superiore. A questo punto lo spettatore taglierà una porzione di mazzo, prende una carta, in questo caso 5 di quadri, la mette sopra e taglia. Il setup va immediatamente sopra alla carta scelta, tant'è che noi abbiamo tutte e 10 le carte di cuori e 5 di quadri, che è la carta selezionata. Ora, con noncuranza, mentre parliamo con altre gente, gli diremo taglia e completa. Farlo ancora una volta, taglia e completa tutte le volte che lui vuole. Poi torneremo a lui, gli diremo gira il mazzo, faccia un altro, taglia e completa, fino a quando non troviamo una carta di cuori. In questo caso 8 di cuori, gli diremo poni il mazzo, dorso in alto. E qua ci giochiamo la sceneggiata che sta in sedicesima. In realtà la carta occupa la posizione che ci viene detta dalla carta di cuori, in questo caso l'ottava. Quindi alla fine diremo la carta è arrivata in ottava posizione, conta 8 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gira ed è il 5 di quadri, la carta selezionata. Che dirvi ragazzi? Come ho detto all'inizio, fatene tesoro. Ci vediamo alla prossima. Vediamoci sempre bene.